I governi dispotici che si sono susseguiti negli anni nei paesi islamici hanno in qualche modo influito negativamente nel ruolo della donna? Sicuramente. Io posso citare il mio stesso paese, Iran, che 32 anni fa c'era una Costituzione che dava più diritti sia alla donna che alla famiglia, e purtroppo con la rivoluzione islamica, con una lettura limitata e direi proprio errata dei concetti islamici, siamo tornati indietro. Però in Iran stesso sono donne attiviste, filosofe, teologhe, docenti delle università che cercano di rimediare questo passaggio indietro e andare ancora più avanti. La figura della donna nelle religioni monoteiste, nella società, è il tema affrontato nel convegno che ha inaugurato l'attività dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Forlì. Particolare interesse ha destato tra gli altri l'intervento di Sherazad Usman, docente di studi islamici alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, nel farci conoscere il ruolo della donna oggi nell'Islam, nel contesto culturale e religioso. Spesso il tema dei diritti delle donne nelle due religioni islamiche e cristiane è al centro di accesi dibattiti e di giudizi contrastanti. C'è chi sostiene che l'Islam non eleva lo status della donna, ma che al contrario lo umilia e lo annulla, e chi invece sostiene che l'Islam ha accordato alla donna più diritti di quanti ne abbiano concessi il cristianesimo o l'ebraismo. Ci sono anche cammini del femminismo islamico che stanno cercando di rivedere anche non solo il testo fondante ma anche i commenti e le analisi, e questo può contribuire veramente ad una nuova emancipazione ancora maggiore della donna, che come dice il grande mistico Ibn Arabi, l'essenza di Dio è femminile.